Era tornata a zampillare la fontana in Piazza Grande, proprio accanto all'abside della Pieve di Santa Maria di Arezzo, un intervento richiesto a gran voce dagli aretini e anche particolarmente apprezzato, ma le problematiche di questa fontana sembrano non essere ancora finite. Infatti, nonostante la fontana sia tornata a zampillare con l'acqua, ci sono sicuramente ancora dei problemi come la sporcizia e la melma alla base di questa fontana. Come dicevamo, un intervento particolarmente gradito da aretini ma anche da turisti che in questa stagione iniziano ad essere numerosi qui ad Arezzo, soprattutto in Piazza Grande, una delle piazze più suggestive di Arezzo, e anche in vista della fiera dell'antiquariato di giugno. Comunque ci auguriamo una ripulitura della fontana. Non solo la fontana in Piazza Grande, sono tante altre le problematiche riscontrate da chi la vive tutti i giorni questa piazza. Le cose negative si vedono anche un po' girando per la piazza, che c'è un po' la manutenzione che manca un po' da parte dell'amministrazione, dovrebbe mantenere questi posti un pochettino più accurati, anche perché se si tengono in un certo modo riusciamo a tenerli nel tempo, anche perché questa piazza ha 500-600 anni solo le logge, per cui è giusto mantenerle nel modo giusto. Per cui dipende un po' da loro, e questo qui è il problema più grande. Bisognerebbe fare il ripristino e tutti i lavori che c'è da fare in piazza nel minor tempo possibile per non fare i danni. E questo sì. Le logge proprio? No, le logge di sicuro, cioè queste colonne che si stanno tutte sfarinando proprio perché questa pietra serena, hanno messo queste asse da 4 anni, 5 se non sbaglio, per cui è una cosina un po' che noi pensavamo che fosse stata messa per una cosa breve, invece come vediamo c'è le docce, c'è il sottologgia, c'è un po' di fili, c'è un po' di problematiche, ci sono di sicuro, c'è i piccioni tutti i giorni che iniziamo a tirare petardi ultimamente, per cui un po' di problematiche ci sono, però bisogna ringraziare anche il Signore che ha creato questa piazza e tutti i giorni siamo qua a lavorare.